vedere Griffith che inizia a violentare Kashka. Cioè, mi stai dicendo che c'è del sesso non consenziente qui? Benvenuti e bentornati a un nuovo episodio di Anime della nostra infanzia, subito dopo le ferie estive. Sì, esatto, ci siamo riposati un pochettino. E oggi siamo tornati per parlare, come appunto si evince dal titolo, di un anime che si chiama, con la pronuncia corretta sarebbe Berserk. But, come direbbe in inglese, but. Io sono cresciuto, abituato a sentirlo chiamare Berserk. Quindi lo chiameremo Berserk. Scritto ed illustrato da Kintaro Miura nel 1989. Ah, lui lavorava per il ministro dell'educazione? Non credo. Sì, ma non credo che fosse quel Miura. Ah, ho capito. 89 la data della prima pubblicazione per conto di Haku Sensha nella collana Young Animal. Questa era la prima. Poi in Italia è arrivata, ovviamente, anni dopo, sotto Panini Comics. La Panini! Che è quella che faceva anche cosa? Tutti gli album delle figure. Esattamente, il più famoso, quello dei calciatori. Dal manga sono stati tratti Panini Doge. Una serie del 97-98 che tratta il manga fin dove più o meno era arrivato. Poi tra il 2012 e il 2013 hanno fatto una serie di OV, tre OV che racchiudono tutta quella prima parte. Ed una seconda serie, sempre sequel. Quindi, per iniziare, andremo a vedere la sigla, ma la vecchia sigla, quella del 97. Della serie, del 97. Quindi, via la sigla. Questo è il motivo per cui l'ho scelta. Ah, è più... sofferto il suo... Perché lui è un personaggio sofferto. Ma in inglese! Non è in giapponese come quella di Hunter x Hunter. Io così l'ho conosciuto. Con questa sigla. Ah, ok. Simpatica, ma non credo che la metterò sulla mia lista di Spotify. Però è molto ricca, molto carina. E poi qua non c'è spoiler di nulla, quindi ho preferito... No, non mi piacciono gli spoiler! Io sono uno che... Spoiler poi li faccio io durante... Fallo gli spoiler. Quindi spoiler ovunque. Spoiler. Dovete sapere che io... Sto Berserk... Non è piaciuto. Sarà una cosa, diciamo... discutibile, molti di voi diranno che sono un testa di c***o, ma a me personalmente prima di dover dire se mi piace o no devo secondo me guardarla bene. Andiamo avanti, iniziamo col toglierci dai piedi Where e When. Cioè, te lo spieghi, cioè, tu parti dalla fine? Sì, lui può, capito? Questa lista è molto particolare. Perché noi non sappiamo esattamente dove si svolga la vicenda, anche perché essendo un gruppo di mercenari, come poi andremo a vedere, si vanno anche spostando nei vari regni. Okay. Uno dei più famosi è Midland. Io ho una mia teoria su dove sono. Non è specificato, è vero, non è detto, è vero, però diciamo il fatto che ci sia questo regno di Midland, sì, e il fatto che comunque sono, diciamo, roba da... Cavaliera Tavola Rotonda, secondo me, ha a che fare con l'Inghilterra. Non è specificato, nessuno lo dice, ma... Vabbè, potrebbe... Ci sia! Per gli avvenimenti, soprattutto futuri, si può capire, forse non ti sbagli. Però non è detto niente, quindi non voglio avanzare ipotesi assurde. Vabbè, secondo me è perché è una c'è l'impronta medievale, quindi il fatto che si chiamino Lord, ci siano anche Midlol... La terra come Midland. La regione in cui si trovano. Che esistono le Midlands in Inghilterra. Esatto, quindi potrebbe anche essere molto probabilmente. Ma... Il quando? Non
sappiamo esattamente, sappiamo che è una sorta di medioevo alternativo, tra virgolette. Beh, fantasy, cioè fantasy. Il fantasy subentra molto alla fine della trilogia degli Oddi e si persegue in tutta la seconda serie. All'inizio sarà più che altro una storia totalmente medievale, in cui ci sono battaglie, scontri, regni, cose varie. Il protagonista della nostra serie è Guts. Chi è Guts? Più o meno siamo quando lui ha 17 anni. 15 anni. Si ritrova in questo campo di battaglia. In cui il generale, che era un comandante molto noto per aver ucciso un orso a mani nude e per aver tenuto testa da solo uccidendo 30 uomini. I soldati non riuscivano a metterlo, diciamo, KO, perché comunque era un personaggio molto imponente. Lì arriva Guts, il lupo solitario, tra virgolette. Non appena arriva fa il suo lavoro, ovvero chiede una ricompensa in cambio dell'uccisione del comandante, perché una volta che tu uccidi il più alto in grado, i restanti soldati solitamente si ritirano perché non hanno chi li comandi, cioè chi da seguire. È troppo difficile selezionare in un esercito il secondo in comando in questi casi. È troppo difficile. Esattamente. Chiaro. Guts lo sfida. Dopo un piccolo scontro riesce ad ucciderlo. Tutto questo sotto gli occhi di Griffith. Griffith è il comandante di un altro gruppo di mercenari. Bellissimo. Chiamati i Falchi. Questo personaggio sarà fondamentale. Chi? Griffith. Ah, la prima hai detto. Non appena Griffith nota Guts, lo vuole nella sua squadra di Falchi. In che senso? Che lo vuole nella sua squadra di Falchi. Però il suo volere è molto ambiguo. È il volere in tutti i sensi, secondo me. Proprio come schiavetto, come tutto. Come si vedrà questo piano. Griffith chiederà a Guts di entrare a far parte dei Falchi. E Guts rifiuterà perché è, diciamo, abituato a stare da solo, perché per molti perché anni è stato da solo. Solitario. Esattamente. E Griffith gli dirà di sfidarsi al duello per decidere le sue sorti. Ma e Griffith riesce ad avere la meglio. Ah. E quindi rivendica la sua proprietà, proprio letteralmente. Quindi dice, tu da adesso in poi sei mio. Morirai dove io vorrò. Questo era più o meno il discorso di Griffith. Altro componente importante di cui dobbiamo parlare, sempre dei Falchi, è il capitano. Chiasca. Ecco. Paglialoro. Ora mi sono svegliato. Ora si svegliato. La trama diventa più interessante. Chiasca è un altro bel personaggio. Quindi, parlaci di questa Chiasca. Chiasca è il capitano. Ovviamente. Secondo in comando, diciamo, dopo Griffith, una bella ragazza che ha dei sentimenti, diciamo, verso Griffith. E all'inizio ha dell'astio verso Guts, che poi l'astio si trasmuterà, come poi vedremo. E tensione sessuale, parliamoci chiaro. Sicuramente. La verità è quella. Guts da quel giorno divenne la spada di Griffith, come così veniva chiamato, ovvero il suo comandante delle truppe speciali. Finché una sera non decise di lasciare Griffith, di lasciare i Falchi. Perché questa decisione? Perché? Qua passiamo al perché. Perché si è rotto il c***o! No. No. I perché sono due. Meglio io. Il primo motivo è che Guts, essendo la spada di Griffith, una sera viene chiamato a solo per compiere una missione segreta anche a tutto il resto dei Falchi. Siccome Griffith aveva subito una sorta di offesa da uno di Midland, chiese a Guts di andarlo ad uccidere. Guts, nell'uccidere la persona che era il fratello, mi pare, del re di Midland, perché da me fa una grossa c***a, un errore. Preso dalla foga, preso anche dai ricordi, là si vede la scena del patrigno, avendo una sorta di flashback mentali, sente dei rumori fuori dalla porta e decide di mettersi sulla difensiva, quindi apre la porta sull'attacco. Ed infilza prima di essere infilzato. Esatto. Solo che ci va di mezzo il figlio del fratello del re. Il ragazzino era giovanissimo e viene ucciso e muore proprio davanti ai suoi occhi, conficcato dalla sua spada. Beh, diciamo che muore dai suoi occhi perché l'ha ucciso davanti ai suoi esatto. occhi. Cioè, però lui non si aspettava che ci fosse un no, bambino beh, che fosse si vede un bambino. Che in quel momento si vede proprio la faccia di Guts, proprio si vede che muore dentro. Esatto. Perché ha fatto una... si rende conto di aver sì, fatto infatti se voi riguardate la scena della rende toda, potete vedere l'attimo in cui si spezza il cuore. Sentirete esatto, anche... sì, madonna mia.
Questo è il primo motivo. Poi lui che fa? Subito dopo torna dai falchi per parlare con Griffith dell'accaduto, non lo trova e va direttamente alla, al palazzo dove Griffith doveva essere. E magari lui era ingaggiato in una certa cerimonia. Non si sapeva, non sapevano niente. Arriva lì insieme a Kashka e sente un discorso che Griffith fa alla principessa di Midland, con cui ci stava provando. E gli spiega, certo, e gli spiega che per lui l'amicizia è una cosa tra due persone allo stesso livello, alla pari. Ok. E che gli amici sono veri amici se anche loro hanno dei loro sogni e non si aggrappano ai sogni altrui. Gatsby, sentendo queste parole, essendo che lui si è, tra virgolette, aggrappato al sogno di Griffith di diventare il grande condottiero valoroso e riscattare la sua nobiltà, si sente un po' offeso. Quindi Gatsby decide di abbandonare i falchi. Una volta data la notizia solamente a Kashka, cerca di andarsene, diciamo, alla muta-muta, di notte in notte. Solo che Kashka... Come il più classico dei scappati di casa. Esattamente. Solo che Kashka l'aveva detto agli altri... E alcuni di loro lo avevano aspettato per salutarlo o insultarlo. No, nessuno. Per quello nessuno. E lui era il comandante comunque. Superati, diciamo, i primi saluti e le prime offese, si vede davanti Griffith. Perché Griffith è contrario. Perché? Perché è di sua proprietà. Beh, è un motivo razionalissimo, ovviamente. Quindi c'era solo un modo... per liberarsi. Cioè, che si conquista con la spada, si riprende con la spada. Questa era l'unica regola dei mercenari. Griffith affronterà Guts in un duello un'altra volta. Beh, c'erano sempre battaglie in continuazione. esattamente. Guts, molto malvolentieri, accetta la sfida. Dopo 2-3 colpi di spada, Guts infligge un colpo ben più pesante, spezzando la spada di Griffith. Beh. E tagliandogli qualche pelo di capello. Qualche pelo. Così, qualche proprio raso pelo. Lui va la barba. Quindi, avendo vinto, dice... Grazie e arrivederci. E beh, cosa devo fare? Cioè, non ho capito. Dopo che se ne va, noi avremo un lasso di tempo, cioè un salto temporale di un anno, in cui non sapremo cosa Guts abbia fatto. Però nel frattempo è successo l'inferno. Però, la stessa notte in cui lui se ne va, sì, Griffith impazzisce. Ah. Griffith insieme a tutti i falchi erano in attesa di essere aumentati, diciamo, di grado alla nobiltà. La cerimonia sarebbe stata da lì a un mese. Però Griffith, entrando in un vortice di sofferenza emotiva, di pazzia, è impazzito, follia pura, decide di entrare nella stanza della principessa di Midland dalla finestra e proporgli di trombare. E la principessa accetta. In che senso? Trombano! Finalmente qualcuno tromba! Come va? Senza censura. Ma la possiamo mettere perché se dovremmo censurare tutto. Tranquillo. Ci penso io per quello. Sì. Tu stai garantendo al pubblico da casa che se si guardano Besek, sì, vedono Griffith e una tizia. Nel secondo oggi. Alla fine del secondo. Ma forse oggi. Tra i più espliciti che io abbia è visto. Ficca, sì. In realtà. Tutto. Bastante. Avete capito? Mentre loro si stanno accoppiando, diciamo così, non sembra in maniera molto carina. Una delle madamigelle della principessa li scopre dallo spioncino. Ma certo, come fai a trombare a casa di qualcuno? Lì anche, per esempio, il buco del c***o alle orecchie. Esattamente. Vabbè, la ragazza che li scopre, invece di entrare nella stanza, lo va a riferire a chi deve. Tarda e quando spia. Griffith, in mattinata, tarda nottata, esce dalla finestra e fa per andarsene, si ritrova circondato dalle guardie. E lo catturano. Qui, esattamente, lo cattureranno, rinchiuderanno in cella, per penso tutto l'anno in cui Guts non c'è, verrà torturato per tutti i giorni, verrà denutrito, gli metteranno il suo elmetto e non glielo toglieranno mai più dalla testa, verrà tagliato, gli taglieranno i tendini, gli taglieranno la lingua, tutto quello che passerà è importante ad uno scopo, perché Griffith è il possessore del Becherit, o Becherit in italiano, Beh, che sarebbe quel ciondolino rosso
che lui perde. Ah, l'uovo di Natale, là, di Pasqua. Il cosa riguarderà esattamente il Becerit. Se tu stai dicendo che tu hai messo il cosa alla fine il col Becerit, che è così fondamentale. Perché la pare la quello chiave. Su cui si infonda tutto Berserk. Ah, ok, quindi la chiave. Allora di mi sarò perso qualcosa. Quindi la chiave di tutto è il cosino. Il Becerit cos'è? Ah! Il Becerit intanto si presenta, come dicevo, come ciondolo in questo caso, a forma di uovo, di con Pasqua. Una faccia molto cubista, perché ha gli occhi da un lato, il naso da una parte, la bocca spostata. Ah! Come un quadro di Picasso. Che però spesso sembra prendere vita. Nel manga addirittura se ne parla come se fosse una vera e propria entità. Mm. Il Becerit classico, diciamo il vero Becerit, è quello di colore verde acqua che non abbiamo visto nel... che non si vede infatti. Griffith è possessore del Becerit scarlatto, esatto, che è un Becerit diciamo raro. Il possessore del Becerit può chiedere di diventare un emissario degli apostoli della mano di Dio. Esattamente questo, hai capito? Col possono permettersi di chiedere questo, possono chiedere. Posso fare una... cioè tu mi stai dicendo che se tu hai il Becerit, fondamentalmente sei raccomandato. Sei l'emissario degli apostoli. Emissario degli apostoli della mano di Dio. L'ultima ruota d'oro. Ah, della mano di Dio. Invece se tu hai il Becerit scarlatto, puoi, cioè sei predestinato, perché in questo caso devi essere predestinato e prescelto. Addirittura. Puoi diventare tu stesso uno dei cinque apostoli della mano di Dio. Quindi fare, diciamo, una sorta di richiesta direttamente a Dio. Però questo ha delle, diciamo... per accedere a questo tu devi... pagare un prezzo. Pagare un prezzo. In questo caso... scambio equivalente. Più o meno sì. In questo caso più o meno sì. Perché il Becerit per essere attivato si attiverà solo durante un giorno di eclissi solare. Vabbè. Che c'era eclissi, anche in... in cui gli apostoli si risveglieranno. Ah. E tu devi avere ultimato, no? Un sacrificio di sangue. Ah. Il Becerit entra anche in funzione come allo stato d'animo della persona, la mentalità, si esprime anche su questi aspetti. Quindi si lega infatti, al portatore. Esattamente. Infatti Griffith, dopo averlo perso la prima volta durante la sua detenzione, perché gli viene buttato dal nanetto nelle fogne, praticamente finisce nelle sì, fogne. Sì, date, mi sembra. Lui casualmente lo ritrova, ma non è casualmente, è il Becerit che si fa ritrovare da lui. E l'ha trovato. Griffith alla fine si scoprirà che lui ha fatto tutto questo, è arrivato fino a quel punto proprio ed esclusivamente per questo motivo. Si ritroverà davanti alla mano di Dio con i quattro apostoli, che sono Boyd, Slane, Ubrick e Conrad. Gli apostoli spiegano a Griffith tutto quello che è successo, perché Griffith lo aveva ricevuto quando era molto bambino, quindi magari non aveva esattamente collegato tutta la verità, e gli chiedono un ultimo sacrificio da fare, ovvero tutti gli uomini dei falchi che gli erano rimasti. Quindi aspetta, non ho capito una cosa. Cioè, le uccisioni che aveva fatto in passato comunque tutte contavano? Certo, era tutto. Cioè, praticamente era il curriculum. Era il suo curriculum. Quindi praticamente tu mi stai dicendo che l'ultimo sacrificio era, diciamo, l'ultimo pagamento del... Esatto. La rata, sì. Del mutuo. Per questo sì. Guts ha avuto un'impronta molto fondamentale nel suo arco di vita. Perché Guts spargeva sangue per conto suo. Quindi... ah, quindi non era necessario che lui... No, lui non doveva per forza lui uccidere. Lui doveva... ma anche comandargli uccidere. Doveva... cioè, doveva essere questo spargimento di sangue. Gli viene chiesto appunto di sacrificare tutto il restante gruppo dei falchi. Guts cerca di intervenire, salvarlo, ma lui alla fine accetterà e diventerà il quinto apostolo. Sì, ma... ah, ne mancano altri... cioè accetta subito praticamente. Ne mancano altri sette apostoli. No, solo cinque sono qua. Quali? Perché sarebbero i quattro dell'Apocalisse. Però qua sono cinque. Perché c'è giustamente Griffith dei falchi. Griffith prende questi, diciamo, nuovi poteri, diventa una sorta di semidivinità, chiamiamola così, al pari, diventa un apostolo, al pari degli apostoli, quindi con poteri maggiori. E lo vediamo in questa veste che rispecchia il falco, praticamente, con delle sorte di zampe da uccello e le ali nere. Bene, per fare capire perché che è cattivo. Cosa succede? In tutto questo si svolge in una sorta di dimensione parallela,
che dall'esterno si vede, si percepisce, diciamo, come un grosso tornado. Ah, quello è l'esterno, il tornado. Esattamente, non l'avevo capito. Cioè, io stavo dormendo. Ho capito. In questa dimensione, diciamo, i falchi verranno uccisi non per mano di Griffith, ma per mano di tutti gli altri demoni che si celavano nell'oscurità. In questo combattimento muoiono tutti, verranno salvati solamente Kiaska e Guts dal Cavaliere del Teschio. Questo poteva pensarci anche prima, però evidentemente... No, questo è un personaggio fondamentale per tutta la per tutta la stagione che viene dopo. E lui salva perché erano gli unici due sfigati che erano rimasti, perché c'è uno scopo ben preciso. Cioè, questo poi si capisce molto più avanti. Guts è destinato a diventare il Berserker. Quello che succede all'interno del tornado, mentre tutti gli altri vengono uccisi, Guts cerca di fare qualcosa, diciamo, quando Griffith scende dalla mano di Dio, diciamo, la mano che si era creata, e Guts cerca di avere una sorta di dialogo con lui per capire cosa stesse succedendo, perché non poteva credere che lui avesse sacrificato tutti i suoi uomini per una cosa del genere. Poverino, è rimasto scioccato, non se l'aspettavo. Il mio best friend Griffith. Griffith, vedi cosa gli poi gli fa. Guts viene circondato, Griffith si palesa di fronte a lui e Guts cerca di parlargli, però Griffith, nonostante la trasformazione, per così dire, ha tenuto, diciamo, dell'astio verso Guts. Quindi, per vendicarsi, Griffith fa portare Kiaska da due tentacoli, diciamo, totalmente nuda. Guts, quando la vede, inizia giustamente ad urlare e va per correre verso di lei per cercare di fare qualcosa, ma viene bloccato da un demone gigantesco. La bocca gigante. Esattamente, che gli dà un morso sul braccio e gli blocca il braccio tra i denti. Cioè, tenendolo così fermo. Ho capito. Guts, bloccato, non potendo muoversi, non può fare altro che accettare, diciamo, tra virgolette, il suo destino, almeno inizialmente, e vedere Griffith che inizia a violentare Kiaska. Cioè, mi stai dicendo che c'è del sesso non consenziente? Cioè, non solo non si tromba negli anime, ma qui trombano? Esattamente. E c'è pure del sesso non consenziente. Certo, siccome è medioevo, giusto, deve essere brutali in tutto, no? Quindi c'è della coercizione sessuale. Brutalità o... Griffith fa questo perché sa, era venuta a conoscenza, che tra Kiaska e Guts c'era stato del tenero. Guts, non potendo sopportare la vista di Kiaska che veniva violentata in più posizioni, prende una spada e cerca di liberarsi. Non sapendo cosa fare, decide di usare la tecnica del coyote. Cioè, quella di scappare? Quella di distruggersi l'arto per potersi liberare. Perché si chiama del coyote? Perché il coyote quando rimane bloccato nelle trappole si amputa da solo una zampa per scappare. Ah sì? Non lo sapevi? La tecnica, così l'ho richiamato io per questo motivo, in cui lui con questa mezza spada inizia a tagliarsi il braccio in una delle scene degli anime, secondo me, più cruente che abbia visto finora. Si taglia questo mezzo braccio e si dirige verso Griffith per ficcargli la tremezza quella mezza spada che aveva e cercare di fermarlo. Mentre Griffith, però, essendo diventato un apostolo, avendo dei poteri nuovi, lo riesce a bloccare una sorta di campo di forza / potere mentale. Al che Griffith lo butta lontano, per questo penso sia forza mentale, lo butta lontano e gli altri due demoni lo bloccano, però lo placcano a terra, tenendolo fermo e tenendogli la testa alzata in modo che potesse vedere Griffith che continuava a violentarsi di Kiaska. Uno di questi demoni, mentre lo tiene, praticamente così, gli ficca un dito nell'occhio. Durante tutto questo, finalmente arriva il Cavaliere del Teschio, che, come ho detto prima, li salva, lasciando Griffith con gli apostoli, ovviamente, loro svenuti. Una volta che loro si riprendono, si scoprirà che Guts e Kiaska sono stati marchiati insieme a tutti i membri dei falchi che poi sono morti. Il marchio è un marchio che fa capire ai demoni che tu sei un sacrificio, quindi devi essere ucciso. E loro passeranno tutta, diciamo, la loro vita, tra virgolette, per dove è arrivato il manga, a scappare di giorno e combattere i demoni di notte. Qui si scoprirà anche che Guts ci ha perso il braccio e l'occhio, ovviamente,
E Kashka ha subito un trauma che gli ha fatto perdere la memoria ed avere una sorta di vera e propria fobia verso gli uomini. Ma che tu sappia, lei lo passa questo trauma? Allora, nella serie che viene dopo, che è tutto il sequel, si scoprirà che Kashka sarà ancora in quelle condizioni e l'unico modo che loro scoprono che più o meno può aiutarli è andare nel paese delle fate. Perché poi lì si scoprirà che esiste tutto un mondo... Questo è il fantasy che noi non abbiamo visto. Qua si scoprirà che poi esiste tutto un mondo che noi non riusciamo a vedere e che molte cose non riusciamo a vedere per colpa della religione. Loro spiegano che la religione, siccome è credere... ad occhi chiusi, cioè ciecamente, addio, non vedi tutto il resto che ti circonda. Mentre se tu hai un occhio, diciamo, più attivo, hai subito quello che ha subito Guts, fondamentalmente, allora lì riesci a vederli. Se tu sei un ateo convinto, quindi non credi a nulla, ma credi a tutto quello che potrebbe essere possibile, li vedi. E questo è il capitolo d'oro di Berserk. Domande! Trivia. Giusto. Piccoli, poco, piccolo trivia. Ma piccoli... Tipo... No, diciamo che è un vero trivia e poi degli appunti fatti da me. Ah. Oh. Poi faccio gli appunti pure io. Mi sembra giusto. Il trivia, diciamo, importante, tra virgolette, è che il manga, uscito in Giappone nell'89, poi arrivò in Italia, solo che l'edizione italiana, oltre ad aver tradotto ovviamente tutti i testi, ha cercato di traslitterare in un certo senso i nomi. Quindi tipo Griffith è diventato Griffiths e Guts lo hanno scritto diversamente. E questa cosa un pochettino, ma mentre negli anime poi hanno preso i nomi originali, diciamo con le sonorità quanto più vicine al giapponese possibile. La seconda cosa invece è il cast di doppiaggio. Il cast di doppiaggio? Il cast di Berserk come GTO ha un cast di doppiatori molto popolari, diciamo. Ecco, doppiatori hanno fatto molte molte cose. E io me ne sono segnati alcuni, che leggerò perché non me li ricordo tutti quanti a mente. Che hanno fatto delle opere più o meno importanti per noi, diciamo. Non ho preso le cose più importanti fatte da loro, ma quello più vicino a noi. Quindi scusate per il computer, ma... Il primo è la voce di Griffith. Ah. Voce di Griffith è l'italiano Nisem Onorato. Tra le tante cose che ha fatto, quello per cui io me lo posso più ricordare è la serie di Buffy the Vampire Slayer, dove doppiava il personaggio di Xander. O Xander, esattamente. I'm not joking, Xander. Il secondo è Claudio De Davide, che qui è la voce di Boyd, uno dei cinque apostoli. Boyd. Mm-hmm. Boyd. E poi, per finire, proprio in bellezza, mettiamo colui che doppia in questa serie nei OV, il comandante Adon Koborwitz, e nella serie del 97 doppiava invece Urbik, l'altro apostolo. No. Stiamo parlando di Claudio Moneta. Claudio Moneta, storica voce di SpongeBob, Neil Patrick Harris. Ah, certo! La voce del presentatore del torneo di arti marziali in Dragon Ball. Ah, e poi sostituisce Paolo Torisi o Maurizio Torresan in Dragon Ball, dando la voce proprio a Goku. Ma quale Dragon Ball? Da Dragon Ball Super in poi, perché fino a GT c'era il grande Tori. Allora, io ho un mio trivia. Possiamo finire da qua? Posso fare un mio trivia? Certo. E poi finiamo. Allora, no, penso proprio. Come ho detto all'inizio, sì, diciamo che Berserk a me non piace. Non piace per due motivi principali. Punto uno, non fa parte della mia infanzia. Cioè, parliamoci chiaro. Quindi, non è l'anime della mia infanzia, ma della sua. Punto due, non è il mio genere. Cioè, il medioevo non è il mio genere. Tuttavia, c'è un il fatto che trombino, ma di brutto, è awesome. Oh. Cioè, è proprio awesome. Vabbè, il fatto che non siano censurate, che... non sia così... Ma questo solo perché sono gli ovvi. Non ha importanza. Cioè, serie poi è un po' più edulcorata, però trombano. Io vorrei dire questa cosa al pubblico da casa. Cioè, è, diciamo, non è, diciamo, un'inquadratura vista da lontano. Cioè, sono dettagli tipo di preliminari, atto e conclusione. Cioè, tutto. Nei minimi dettagli. Tutto. Anatomica, questo è il mio trivia. No, questo è giustissimo. Oh, quindi è un buon motivo per vederlo.
un ottimo motivo. Quindi adesso adesso andiamo a casa. Domande. Allora, essendo io non ho visto Berserk, ho solamente visto questi tre OV dell'epoca d'oro, l'età dell'oro, sì, non so come si chiama. Diciamo che non sono riuscito a trovare delle domande che magari erano, diciamo, belle. Quindi, vabbè, no, ovviamente non volevamo manco distaccarci dall'epoca d'oro. Un'altra cosa che vorrei dire, appunto per questo motivo, ci siamo focalizzati su dettagli. Anche perché il manga è ancora in corso. Non esiste una fine, anche l'anime non ha una fine. Allora, per farti... Speriamo che la sfiga finisca però per Gatsu Abo, per... Basta, non può, esatto. Non finisce, mamma mia. Ti ricordiamo, visto che siamo tornati alle vacanze, che tu hai due aiuti. Tu c'hai il 50 e 50. È il nostro aiuto. Per farti riscaldare, ti faremo la domanda da un punto, sì, da 3 punti e 5 punti, e poi andremo a saltare. Allora, questa domanda da un punto l'ha creata lei, però la faccio io perché è uno dei motivi per cui mi piace Berserk. Che problema aveva Chiasca durante un duello? A. La spada rotta. B. Mal di testa. C. Ferita alla spalla. D. Mestruazioni. È difficile. Puoi ripetere, scusa? Spada rotta, mal di testa, ferita alla spalla, mestruazioni. Allora, le prime due no, perché mi ricordo che c'è del sangue. Forse era la spalla. La ferita, cioè il sangue dov'è? Era alla spalla o alla vagina? E quello non mi dico. No, io mi butto, giusto? Diciamo perché aveva le sue cose? Aveva le sue cose. È la tua risposta definitiva. Sì. La vuoi accendere? Con un fiammifero. Ed è giustissima. Che poi comunque sono cose normali. Cioè, oggettivamente in un film, quante volte è mai capitato che si vedesse in un film oppure in altri anime pseudo cavallereschi, ci sono cavalieri o donne cavaliere che avevano quei problemi, loro ovviamente problemi, e non potevano combattere bene. Io proverei di fare queste domande perché sai la risposta. Già. Sai la risposta. Già. Forse potrebbe non sapere, perché forse non sa chi è chi. Se non le collega, sì. Ma proviamo. Potrebbe sapere la risposta. Come si chiama l'unica dea femmina della tribù? A. Void. B. Slan. C. Ubik di Conrad. Bisla. È la tua risposta definitiva. Sì, la accendiamo. Cioè, tu ti stai provando a guardare a tre punti. Ah, ripetimi il nome, guarda. Dimmi il primo. Void. Void o Void. Ah, giusto. Sì, è Void. Scusate. Vero, è Void. Void. Ecco che è astratto Void. Sì, perché lei è la donna, quella con il corsetto, poi gli spunta il corsetto. Anche lei è candidata al premio Macchio d'Oro. Ah, esatto. Comunque, malvagio però perché ha le ali. Quindi chi è? Void, Slan. Dai, la risposta è la città. Ed è sbagliata. Si chiama Slan. Slan e Slam. Lei rappresenta forse un po' la lussuria. Sì, era un po' ho pensato se somigliasse a Last di Fullmetal Alchemist. Però questa domanda farfallina da 5 punti. L'ho partorita io, con cattiveria. Questa, allora io ti... Quale di queste affermazioni è vera? No. Okay. Non è di cultura generale, quella viene dopo. Ah, stare calmo. Mi sembrava strano, ragazzi. Devi stare molto attento a quello che dico e ricordare bene che tipo di spada usa Griffith. A. Una daga. B. Una katana. C. Una sciabola. D. Una scimitarra. Scimitarra no. Katana in me. Qual era un'altra due? Daga o sciabola? Devo fare mentre con prego. No, katana sicuramente con la scimitarra. Andiamo con ordine. La scimitarra dovrebbe essere più a falce. Una spada non proprio da combattimento, cioè più che una spada non.
più da lancio. No, da lancio, da colpo. Io non la so. Perché con, cioè, conosco. Ma ho detto che è difficile. Che riesco ad associare bene le immagini delle, che ho in mente delle lame con le spade. Però eliminando katana, sì, che è una cosa sì giapponese, ma lui non ha la katana. Perché, ok. Ovviamente sono amante delle katane. La scimitara, se mi ricordo bene, non dovrebbe essere nemmeno. Non mi sembra una sciabola, io dico la daga. È la tua risposta definitiva? Ci provo, sì. La vuoi accendere? Sì. Benissimo. Questa è sbagliata. Cioè, lasciamo. Ah, c'è cascato qua. Ti facciamo recuperare questi 5 punti. Ma semplice. No, facciamoci recuperare questi 5 punti, visto che lui sa questo argomento, fagli questa domanda. Doppia. Giusto! Quando tu, quando, allora, prima che leggi questa domanda, quando tu parlavi di doppio d'oro, io lei ho fatto così. Il comandante Adon Koborwitz. Cioè noi già abbiamo gli sbardi assassini. Che non sappiamo se ora tu ti ricordi di questo particolare. Beh, come si chiama il doppiatore del cavaliere del teschio? A. Massimo Lodo. B. Alessandro Budroni. C. Elio Pandolfi. D. Loris Lotti. Domanda da 5 punti. Che comunque penso, io pensavo che lui la sapesse, visto che esatto, se, non, cioè noi si è, cioè, si è concentrato solo sul doppiaggio come te. Cioè noi in quel momento stavamo tremando. Ripetimi il nome del doppiatore. Massimo Lodolo, Alessandro Budroni, Elio Pandolfi, Loris Lotti. Ah, una precisazione, scusami. Parlo di l'epoca d'oro. Sì, certo. Uso il 50 e 50. 50 e 50, quello sì, sì. Massimo Lodolo e Loris Lotti. Io l'ho letto. Ah. Ma non me lo ricordo. Sì. Però il ricordo del nome più chiaro che ho è Massimo. Quindi dico la A. Quindi la tua risposta la tua risposta è Massimo Lodolo. Sì. È la tua risposta definitiva. Sì. La vuoi accendere? Sì. Allora, ho deciso tra lui e credo la C, Elio Pandolfi. Ed Elio Pandolfi. Io le ho suggerito a lei di lasciarti Lodi, perché Lodolo, Lodi, sì, volevo far cascare. No, perché li ho cercati un po' tutti i doppiatori, me li sono detti un po' tutti. E lui ricordo di averlo cercato tra i primi. Sì. Però siccome era stato appunto tra i primi e poi sono tanti personaggi, poi dopo si sono confusi. Cioè, si è andato un po' di voglio tempo. Spiegare al pubblico di casa perché ho scelto il Cavaliere del Teschio. Perché siccome lui in qualche video precedente ha dichiarato che quando io parlo di Star Trek lui mi ignora, quando io ho visto l'epoca d'oro ho detto questo è un doppiatore di Star Trek. Esatto. E io mi ricordavo pure l'attore, ma non riuscivo a focalizzare il personaggio, perché è uno di quegli attori che in Star Trek ha fatto molti personaggi, okay, in diverse serie, tra l'altro, non in un solo serie, in diverse serie. E mi ricordavo che l'attore era Jeffrey Combs, che interpreta Shran. E comunque alla fine l'hai indovinato. Vabbè. Ai ai ai. Hai recuperato i 5 punti. Hai recuperato i 5 punti. Guarda, ti faccio respirare con una domanda semplice. Però questa è semplice, però è un dettaglio. Devi stare devi ricordarti quella scena. Tocca a me fare la domanda. Sì, sì, sì. Cosa riceve in dono Chiasca da un bambino dopo la liberazione di Dodre? Quindi ci sono i fiori, tu hai perso. Sì. Vabbè. È la tua risposta definitiva? Un mazzo di fiori. Hai letto le domande? Cioè, ho scritto esattamente cosa ho scritto. No, perché io per questo motivo, ho detto se c'è scritto i fiori hai perso, ho detto no, allora hai messo un mazzo di fiori. Chiaccia un po'. È la tua risposta definitiva? No, voglio sentire le risposte prima. Allora, scusami. Cosa riceve il dono Chiasca da un bambino dopo la liberazione di Dodri? A. Un mazzo di fiori. B. Un fondale. C. Uno scrigno. D. Un braccialetto. Forse il braccialetto, ma... Hai fatto è la tua risposta definitiva? No, dico il mazzo di rose e fiori. È la tua risposta definitiva? Sì. La vuoi accendere? Ed è
sbagliata. Ottimo. Era un bel mazzolino di fiori che viene dalla campagna. Esattamente. Ora tu sei finito il furbetto. Facciamo la domanda cattiva. Questa era la domanda cattiva. Vabbè. Che l'ha fatta lei, l'ha partorita lei questa. Cos'è? Tutto in generale? No, no, no. Concentrazione. Che lavoro faceva? Scusa, ma da quant'è? Tre punti. Che lavoro faceva Pipin prima di entrare nei falchi? Ok. A. Mercenario. B. Minatore. C. Boscaiolo. D. Viandante. Pipì. Prima di entrare nei falchi. Certo. Ti ricordiamo che è ancora il nostro aiuto. Ripetimi le risposte, quindi. Mercenario. Okay. Minatore. Boscaiolo. Viandante. Minatore e boscaiolo li escluderei. Mercenario. Scusa, io non lo so. Mi butto. Non puoi usare uno strumento. No, no, no. C'è il 55. Ah, no, vabbè, scusa, c'è uno strumento. C'è il 55. No, no, mi butto. Dico che lui è un viandante. Un viandante. È la tua risposta definitiva? Sarebbe mercenario. Però dico, può essere che così semplice la risposta? Mi aspetta il trecchigio. Il trecchigio. Effettivamente è un giusto ragionamento. Lei si perfettamente è viandante. Però i falchi erano uomini paurosi, quindi perché non viandante? Anche se Chiasca viene presa da uno stupro, salvata da uno stupro. Un tentativo di stupro. Un tentativo di stupro. È il giusto dire la cosa. Andante ci potrebbe stare. Se lui già era un mercenario, è un mercenario. Vabbè, è la tua risposta definitiva stavolta? Sì. L'accendiamo? Sì. Ed è sbagliata. Viene scelto per le sue capacità di forza e resistenza, perché comunque in miniera non era semplice la vita in miniera. Ti faccio una domanda da tre punti per farti recuperare questi tre punti. Ti ripeto che è un dettaglio. Quindi, quindi devi trovare quella scena. E ascolta attentamente la domanda che ti faccio. Quale colore non compare sul vessillo della squadra dei falchi? Bianco, blu, rosso, giallo. Il vessillo dei falchi era blu, con un loro giallo e mi pare del bianco. Ok, quindi rimane il rosso. Rosso, dico rosso. Quindi il rosso non compare. Non compare. È la tua risposta definitiva? La vuoi accendere? Nonostante tu abbia sbagliato la tua descrizione, è lei. Non era blu con logo giallo? No, il logo è bianco. Nonostante che hai sbagliato la portata, hai recuperato. Vabbè. Questa domanda l'ha fatto di lei. È una di quelle domande in cui quando tu hai fatto la descrizione ci stavo. Esatto. Quindi esatto. Lascio questa responsabilità a lei. Quindi potresti saperlo. Potrei saperlo. Già, vedete da tre punti. Da tre punti. Ah, ok. Quale tra queste torture non è stata inflitta a Griffith? Ah, okay. A. Frustrate. Frustate. Frustate. Ho sbagliato io. Frustrate. Cioè, frustrate. Frustate. B. Mutilazioni. C. Olio bollente. D. Scarnificazione. Si fa riferimento comunque alla sua prigionia. Alla sua prigionia. Olio bollente. C. Cioè, ti butta l'anda così da lei. Sei sicuro? Perché no, il tizio... No, non sto rispondendo. Le frustate le prende da subito. Sì. Gli viene tagliata la lingua, gli vengono recisi i tendini. Quindi questa è mutilazione, secondo te. L'altra cos'era? Olio bollente. Scarnificazione. Scarnificazione. Viene scarnificato? O viene cotto nell'olio bollente? Viene scarnificato. Quindi? L'olio bollente. È la tua risposta definitiva? Sì. La vuoi accendere? Sì.
ed è giusta. Che invece loro non dovevano cambiare frustate. Allora, praticamente è una scelta bruciature, perché lui viene ustionato pure. Certo, lui viene anche ustionato. Sì, ma non dall'olio, cioè. Allora, io bollente fa danni ben. Ma tu sai perché io ho messo olio bollente? Perché lui ha detto che l'aveva bruciato con l'acqua calda. Bollente. Con l'acqua calda, quindi l'acqua abbiamo bollente. Modificato con l'acqua. Ma sono diversi dall'acqua all'olio. Ah, importanza, però no, deve no, farlo. Dico, si sarebbe, cioè, avrebbe avuto le bruciature diverse fisicamente, l'avrei notato diversamente. Addirittura. Sta facendo il furbetto, sta facendo cose che mi ricordo. Sta facendo il furbetto, domanda da 5 punti perché mi è scocciato. Stanno diminuendo le domande, siamo persi, siamo continuati. Facciamo uno da uno, dai, dai, così ti rilassi. Dai, facciamo rilassare. Qual è da uno, però è difficile, eh? E da uno è difficile, che ti devi ricordare un particolare, particolare, particolarmente particolare. Particolarmente particolare. Qual è il colore di capelli di Adonis? A. Neri. B. Bianchi. C. Biondi. D. Castani. Adonis. Allora lui non collega il personaggio, se noi diciamo il personaggio, non lo possiamo dire il personaggio, lo capisce subito. È normale. Mi sa che lo scopo della domanda è collegare il personaggio. Adonis, vediamo se mi ricordo, fa parte dei falchi. Puoi utilizzare il nostro aiuto. Anche se non è da un punto, no. Vabbè, allora, però io... Bianchi, con i capelli bianchi. Bianchi ce l'ha. È il re che si vuole griffi. Ho capito. Scusa, ma come hai detto che le fatti? Forse no, perché sto pensando. Secondo me è Bianchi. Non lo so totalmente. Io mi sto focalizzando su questo personaggio e credo che sia lui. Poi se non è lui, ho sbagliato un punto. È la tua risposta definitiva. Sì. La vuoi accendere? Sì. Ed è sbagliata. Vabbè, ma hai fatto un buon ragionamento, ma hai sbagliato il ragionamento. Cioè, mi è piaciuto che tu hai collegato con un personaggio secondario, però hai sbagliato il personaggio secondario. E chi era Adonis? Il bambino che il bambino di cui hai parlato. Ah, vero, il quindi il biondino. Quindi, ecco perché andiamo detto. No, perché io ci ho pensato a lui. Però non l'ho collegato al bambino, l'ho collegato al padre. Però il padre non... Era biondo. Anche lui che il padre era biondo. Sì, però non mi sembrava che fosse Adonis. Però pensando poi a Adonis, pensando al bianco, è venuto in mente il... Quel re che non mi ricordo come si chiama. Siccome non mi ricordavo quello, mi ricordavo che era bianco. Vabbè, proviamo. Un punto. E niente, vabbè, un punto. Cose che ammattiscono. Facciamo una domanda da... Non ce n'è Covid! Da 3 punti? No. E questa la partorita anche lei. Ma ce n'è Covid? Beh, c'è... Ah, okay. C'è qualcos'altro di... Beh, da quanti punti è, scusa? 3 punti, però... Anche questo è un dettaglio particolarmente dettagliato, quindi okay. Devi ricordarti quella scena. Allora, chi insegue i falchi durante l'evasione di Griffith? Chi sono gli incaricati di ammazzarlo? A. Banda Canineri. B. L'Ordine della Fenice Bianca. C. L'Unicorno Rosa. D. Il Drago Bianco. Quando lui scappa. Sì. Sì, quando lo vanno a liberare. Esatto. Ti anticipo che tutti questi, diciamo, gruppi di persone. Ci sono. Sì. Stavo cercando infatti di associare. Ci sono. Le Fenici Bianche. Era la più alta carica nobiliare di Midland. Sì. Che era quella che Griffith e gli altri avrebbero avuto a distanza di un mese. Se non si avessi ingabbettato. Esatto. Se avessi fatto quindi... quell'errore. Vuoi utilizzare il nostro aiuto? No, fammi... Ti vediamo in difficoltà. Sto cercando un attimo di... No, non sappiamo su cosa fare le domande. Allora, cioè, siamo focalizzati sui dettagli. Esattamente al terzo atto. Sì. Gaz torna. Fanno il piano. Vanno a liberare Griffith insieme alla principessa. Sì. Lo libera. Sì. E scappano. Scappano. Qualcuno li insegue. Il re dice non deve assolutamente scappare. Mandate Mandate gli unicorni rosa
i draghi bianchi. Io non lo so il motivo, io ho sto unicorni rosa in testa. Ho capito. E ci sono ancora domande da 5 punti, giusto? Questa è la del punto, sì. Magari quelle da 3 sono finite però. Sì, questa è l'ultima da 3. Ma è la tua risposta definitiva? Sì. Quindi la C, l'unicorno rosa, sì. È la tua risposta definitiva. La accendiamo? Sì. Era il dragone bianco? No. No, il cane. Però anzi lui ha detto chi manda i... Quindi niente, qua ti faccio recuperare un punto perché sono buono. Insomma, noi gli mettessi il rinoceronte viola. Ma non c'era le risposte. Ah, io ero convinto che era l'unicorno rosa. Ecco perché non trovo nulla su internet. No, rinoceronte viola. Domanda un po'. Quindi lo ricordo io. Io ero un po'. Ecco, sono stato attento perché era l'unico che non mi tornava in testa. Cioè, vabbè, vabbè, il rinoceronte era unicorno. Vabbè, ormai l'unicorno. Domanda da un punto veloce. Flash. Da quanto tempo durava la guerra con Dondri? 100 anni. E se non su 100? Sono su 100? La guerra dei 100 anni. È la tua. Sì. Vabbè, lo sapevamo. In realtà l'avevo messo anche come info da dire, solo che ho detto no. Sei giocata bene per questo. Però fosse più alto. Ora allora, il momento della domanda di cultura generale. Che io non ho voluto fare perché l'ha partito da lei. Di quante punti è? 5 punti. Occhio, perché questa è non difficile di più. Questo potrebbe essere anche da 7 punti, potrebbe essere, secondo me. Dun, 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 dun. Vediamo un po'. A cosa non si è ispirato Miura per ricreare l'atmosfera che caratterizza Berserk? Okay. A. Inferno di Dante. B. L'amore e il sangue. C. Lady Hawk. D. Hellraiser. Io ho letto. Mm-hmm. C'erano molti quadri, molti dipinti e molte opere citate, ma ce n'erano proprio. Questi non sono quadri. Hellraiser. Dunque, la Riser ce l'ha quella tetrice. Non si è ispirato, sì, non sì. Hellraiser, quindi penso anche. L'altri erano l'amore e sangue e Lady Hawk. C'è ancora il nostro. Ti ricordiamo che questa domanda da 5? Sì, vabbè, ci sono altre da 5. Altre 2. Sì. La salvo per l'ultimo. Qua ci voglio provare. Non so, ma cioè, sono due opere reali? Certo, sono di Paul. L'amore in sangue di Paul Verhoeven e Lady Hawk di Richard Donner, Hellraiser di Clive Barker. Beh, Inferno chiaramente. L'inferno di Dante. No, non prendiamo mai risposte alla cane. Tranne l'unicornio. Ah, ma l'unicornio rosa. Sta parlando quello che mi ha detto Blastoise contro. Ah, beh, anche tu devi guardare Blastoise contro Charlie, esatto. Quindi. Ma cosa è accaduto? Cioè, va. No, siamo vista stessa. Cioè, no, altro da dire. Siamo visti a stessa. Non so da dove. Se non avete visto questo episodio, andate a vederlo, lo sui Pokémon. E capirete il motivo di Blastoise. Ah, non c'era di viola. Beh, un po'. Ho già provato. Ecco perché non trovavo niente su internet. Dunque. Non lo so, io vado sempre a sentimento. Sentimento. Poi. Lady Hawk. Lady Hawk, la C, la tua risposta definitiva? Sì. L'accendiamo? Sì. Cos'è? Infatti non l'ha messo perché effettivamente è scontatissima. Ed è stata quella che ti ha tratto in inganno. Io ho detto di usare il tuo aiuto. No, ma io il nostro aiuto quando tu ho visto che tu hai scattato l'inferno di Dante. Ho detto. Recupera un punto, dai. Ci facciamo recuperare un punto. Questo è molto semplice, cioè forse manco le risposte. Vabbè, come ha fatto giocare il 32? Allora,
Quindi, momento serio. Quale grado ricopre Guts all'interno dei falchi? A. Capitano. B. Maggiore. C. Comandante. D. Generale. Comandante. Comandante, stai andando malissimo. Ti vuoi buttare? E la tua risposta del Nima la vuoi accendere? Ed è giusta! Comandante delle truppe d'assalto. Comandante delle truppe d'assalto! Ora hai due domande da 5 punti. Ah, ok, così si e la faccio scegliere a lei quale fare prima e poi faccio la prossima. Va bene. Vabbè, proviamo a fare questa, sì, che era quella che... Oh, è arrivata la domanda di cultura generale! Vai. Quale tra le seguenti affermazioni su Bezek... Bezek è falsa? A. Esiste un gioco di carte collezionabili. B. La principessa di Midland si chiama Charlotte. C. C'è un romanzo su Garbelt, che è un personaggio. E D. Boyd è il più giovane della mano di Dio. Degli apostoli. Allora, Boyd è il più vecchio. Ok. Charlotte è il suo vero nome. Ok. Cosa rimane? Ricordiamo di trovare la falsa. Esiste un gioco di carte collezionabili. Ok. Dell'altro? C'è un romanzo su Garbelt. Charlotte è il suo vero nome, questo non lo so. Boyd. Di Boyd è il più giovane di lui. È la tua risposta definita, sì. Vuoi usare no. La vuoi accendere? Sì. Ed è giusta! Boyd che è l'anziano di tutti. La immaginavo. Che sarebbe quello che mi ricorda l'alieno di Mars Attack, col mantello nero. E il cervello di fuori. Esattamente, il sorriso sbagliante. Male. Ultima domanda. Un po' me l'aspettavo perché lui l'aveva descritti. L'aveva descritti tutti. Anche questi di cultura generale. Ma questa pure è aspettata da parte generalmente, sperando che tu. Sì, la parte di lei. Ti sia sfuggito. Chi distribuisce la trilogia cinematografica all'epoca d'oro? A. La Warner Bros. D. La Paramount. C. La 20th Century Fox. D. MGM. Che visto che ce l'ho, uso il tuo spray. Adesso ma tu non ce l'hai un'opinione? No, poi il tuo spray. Va bene. E che aiuto dobbiamo fare? È la stessa azienda che distribuisce / produce gli Animaniacs. Questa era, infatti, che vedi, già sapevo la risposta, ma volevo il tuo aiuto per capire. Tu. Sì, la Warner Bros. Ah, io non volevo il posto del cielo, ho detto lo uso. È la tua risposta? Sì. Ma no, certo. Niente, quindi lei è sfuggito, lo sapeva. Bene. Ah, questa è una cosa basilare. Basilare? Tu lo sapevi? Ma che? Cioè, va bene, niente, abbiamo toppato. Siamo stati troppo buoni. Insomma. Beh, dobbiamo concentrarci solo ma su quello, allora, sapevamo che sono sul mio allora, io gioco di punti quelli rossi e se non gli diamo la grazia vai a negativo, ma va di brutto. Ma dico... Però la grazia, guarda, io voglio dare la grazia, però te la devi meritare. Ecco. Ci devi dire qualcosa bello che tu non hai detto su Berserk. Se mi convince, anzi se ci convince, forse diamo la grazia. Bello in che senso? Che deve piacere a noi, cioè non a te, a noi. Perché noi devi convincerci che ti metti l'ovvio della sete, di che cosa stai dicendo? Qualunque allora, cosa. Aspetta, deve convincerti a guardarti Berserk. Cioè, allora, se io per esempio. Ok, ti faccio domanda. Io non mi sono visto la seconda, il sequel, giusto? Convincimi a guardarlo. Ecco, questo. Cosa c'è di bello che dice questa cosa la devi vedere? Perché so che a te piace. Si combatte la chiesa. Ok, ha vinto. Ha totalizzato 28 punti. Benissimo. Vi invito a vedere la serie, la seconda stagione, diciamo, di Berserk, perché ci sono molti plot twist, si capirà perché si intitola Berserk e tutte queste cose andranno molto più chiarite. Poi entrerà, come diceva lui, la chiesa. Io non l'ho detto io. No, io. Ma io a lui. Come diceva lui. È troppo sfigato. Cioè, almeno una gioia gli deve capitare a questo povero Cristo. Scopriamo che ci saranno tante altre disgrazie e tante altre per brutte cose. Per questo non so se riesco a sopportare tutto. Quindi, questa hashtag mai una gioia. Hashtag esatto, mai una gioia, cazzo.
Ma è una gioia, Guts. Con questo chiudiamo l'episodio. E ci vediamo al prossimo episodio di Gimplotti o anime della nostra infanzia o anime dei Mortacci 2. E lo scopriremo. Dipende da cosa ci gira. Lo scopriremo alla prossima puntata. Ciao. Ciao, buonasera. Coconut, shinoyo.